Oggi è un'aria di festa, dico, e non è solito, perché lo sappiamo, Favara ha vissuto tanti problemi e continua ad avere tanti problemi. Oggi è un momento di gioia in cui vogliamo riconsegnare alla città una splendida struttura, veramente dimenticata da tutti, una struttura del 1800. Io mi ricordo nel lontano 2017, quando il mio assessore Umberto Rumolo ha presentato il progetto, abbiamo fatto il sopralluogo, e era un posto dove ormai regnavano esclusivamente le colombe. E quindi è stata veramente una scommessa credere in questa bellissima piazza, che pare oggi avere una luce nuova, e in questa struttura. E poi piano piano la scoperta delle porte con le scritte, della struttura carceraria, del reparto femminile, di quello maschile, delle cucine. E poi la cosa più curiosa che sta accadendo in questi giorni sono le tante storie di chi ha dei ricordi di nonni o avi che hanno vissuto, purtroppo ahimè, per vicissitudini. Ricordiamo che è una struttura nata durante il periodo fascista, quindi si veniva chiusi anche solo perché veniva spesso donato del pane, in maniera molto semplice, non parliamo di reati efferati. E quindi oggi abbiamo questa nuova struttura, una struttura, come detto tu, polivalente, che verrà data alla città, e ora inizieremo a capire come presentarla alla città, perché purtroppo col Covid dovremmo contingentare l'apertura e soprattutto la possibilità di poterla visitare. Prima fase, è possibile visitare soltanto il primo piano, il pian terreno, scusate, perché il primo piano dovrà essere completato. Il primo infatti ospiterà il nostro scrittore Russello della Strada degli Scrittori, mentre al piano terra noi pensiamo di fare una sorta di concordato con le associazioni che lavorano nel territorio, in modo tale da metterlo a fruizione. Quindi pensiamo alle attività di volontariato, al servizio civile che può essere espletato anche a supporto di una struttura comunale, attività ricreative anche per gli anziani che sono in questa piazza, perché ricordiamo che dentro c'è anche un bellissimo androne di cui si può sfruttare veramente l'utilizzo. Siamo in una fase di pandemia in cui purtroppo gli eventi devono essere limitati, e la struttura giù purtroppo non permette così grandi eventi, perché sono delle cellette, quindi come tale sono molto piccole, molto, molto strette. Ma dobbiamo essere propositivi, e la settimana prossima avremo un incontro con molte associazioni in cui discuteremo del destino di questa struttura, perché una volta riaperta non possiamo permettercela di chiuderla. Emozionante sicuramente, perché entrare dentro un posto che è stato il luogo comunque della sofferenza, rivederlo nascere allo scopo e fini anche sociali, è sicuramente un traguardo non indifferente. E principalmente noi, oltre a, diciamo, cercare di salvaguardare il più possibile la natura dell'edificio, infatti, come si può vedere alle mie spalle, siamo riusciti a fare anche il restauro sia delle porte, delle celle, che sono uno scrigno, diciamo un documento ufficiale, perché sono tutte incise con i nomi, le date e quant'altro. Siamo anche riusciti a salvare un po' l'architettura con le indicazioni che c'erano anche sopra le celle, sopra i vari ambienti, perché come vedete ci sono varie celle e vari ambienti, le locali, le docce, la cucina, quindi sotto gli intonaci, sotto gli strati di pittura e quant'altro siamo riusciti a trovare sia le numerazioni con le maioliche che erano precedenti a quello che è stato poi scritto sopra, sia appunto le indicazioni sulle varie aperture. E diciamo quella più bella secondo me anche è quella che si vede in fondo, dove è scritto vigilando il redimere, che è una frase che comunque fa pensare molto.